Qui, in questo stabilimento di Dompé Farmaceutici all'Aquila, creiamo un farmaco per il trattamento di una malattia rara. Questo prodotto, dall'aspetto molto semplice, in realtà racchiude anni di ricerca e innovazione. Sono Gaetano Danniballe, direttore del gruppo di ricerca e sviluppo biotecnologico di Dompé. Ero qui, in questo centro ricerche, quando si è iniziato a parlare di questo farmaco. Ufficialmente, tutto ha avuto inizio nel 2010, quando si acquisiscono i diritti per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione della proteina NGF, Nerve Growth Factor. La volontà di Sergio Dompé, alla guida dell'azienda dall'85, di investire nel campo delle malattie orfane di cura ormai arrabbiata. Iniziarono così gli studi, le ricerche e le continue ipotesi di sviluppo dell'NGF. Sapete, il percorso di sviluppo di un qualsiasi farmaco è molto lungo e complesso. Dura in media 10-15 anni e solo un composto su 5.000 studiati arriva poi al paziente. Il principio attivo del nostro farmaco è una proteina ricombinante, cioè è prodotta da cellule batteriche geneticamente modificate. Più precisamente, è un fattore di crescita, cioè una proteina molto complessa dal punto di vista strutturale e con un'attività biologica molto elevata, ma, come tutti i fattori di crescita, è anche molto delicata. Immaginate che l'NGF è stato scoperto dalla Montalcini all'inizio degli anni 50 e per più di 60 anni nessuno è stato in grado di sviluppare un processo di produzione adatto ad essere industrializzato. Noi ci siamo riusciti e nel 2013, utilizzando uno dei primi lotti prodotti in GMP, cioè adatti alla somministrazione umana, prese il via alla prima sperimentazione internazionale di fase 1-2 sull'impiego del Recombinant Human Nerve Growth Factor per il trattamento di una malattia rara. Una volta risolta la sfida della produzione, però, dovevamo gestire la distribuzione. Il farmaco prodotto qui viene inviato nei centri di distribuzione che lo smistano in tutto il territorio europeo, statunitense e cinese. Non è così scontato spedire il farmaco dall'altra parte del mondo. Le dosi devono arrivare secondo precise scadenze e se una dose salta, tutto il trattamento è compromesso. L'impianto ha lavorato ininterrottamente per garantire il successo di tutte le spedizioni. Le dosi di prodotto sono state ricevute puntualmente in tutto il mondo. In totale abbiamo raggiunto 5.000 pazienti e anche in tempi di Covid non ci sono stati ritardi. Un grande successo di cui andare fieri. Il sogno di ogni ricercatore è vedere i frutti della propria ricerca al servizio del paziente. Pensare che, mentre stiamo parlando qui, qualcuno, magari dall'altra parte del mondo, può continuare la sua vita normalmente, grazie ai nostri studi, ai nostri sforzi, è davvero una sensazione indescrivibile e mi rende veramente orgoglioso di far parte di questo gruppo. Molte volte si pensa che i ricercatori lavorino su dei progetti che non hanno alcun risvolto pratico. Non c'è niente di più falso. Qui, in questi laboratori asettici, a volte lontani dal mondo reale, si cerca il modo di migliorare il nostro futuro. Nella maggior parte delle volte si fallisce, ma su questi fallimenti si possono costruire le basi per i successi che possono cambiare la vita a migliaia di persone. E nulla vale più di questo. Noi ci siamo riusciti, Dompé ci è riuscita.